Si tratta di un testo di Chekhov che si intitola Le nozze. È un testo del 1889, un testo giovanile. Chekhov aveva 26 anni ed è considerato, diciamo, un testo minore. Evviva gli sposi! Sì! Bacio! 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 Viene detta commedia in un atto. È un testo molto breve. Ma commedia, certo, per noi è commedia, però io credo che se la inquadriamo nel contesto storico e geografico, quando è stata scritta in quegli anni, nella Russia di quegli anni, più che commedia era una farsa. Noi in qualche modo con il lavoro e l'intervento di Rita Frongia rispetto all'adattamento del testo stiamo cercando di conservare in qualche modo l'aspetto farsesco, cioè quello più alto rispetto alla commedia. La commedia poi comunque è una dimensione che ci si addice in maniera particolare. Sono convinto che è attraverso la leggerezza che si può far passare questioni gravi e pesanti, ma d'altra parte è una cosa che già ha avuto modo di dire Oscar Wilde tanti anni fa. Cioè, le cose gravi con leggerezza è un consiglio che io mi sento di accettare totalmente. Lavorare con questo gruppo è una cosa, è una specie di regalo, è veramente un regalo, un gruppo di attori per quanto mi riguarda straordinari, è un atto unico, è una schioppettata. Papparabapapa.